L'ufficio scolastico provinciale di Agrigento avvia un censimento su quante 104 nell'Agrigentino. La protesta degli insegnanti danneggiati. Altre indagini in corso. Di accompagnamento e quant'altro. Non solo la Procura della Repubblica e la Digos della Questura di Agrigento, anche l'Ufficio Scolastico Provinciale, ex provveditorato agli studi, indaga sugli abusi della legge 104. I dirigenti scolastici, che sono gli ex presidi delle scuole, hanno ricevuto una circolare firmata dal provveditore, Raffaele Zarbo. È stato avviato un censimento e ogni preside è invitato a indicare il numero dei dipendenti che rientrano nelle categorie tutelate dalla legge 104. In verità, sul sito internet del Ministero della Funzione Pubblica vi sono già i dati aggiornati al 2012. Ad Agrigento il maggior numero di persone che beneficiano della legge 104 è all'azienda sanitaria provinciale, dove i lavoratori che indossano il mantello della legge 104 sono 221 e tra le 221, 104, 206 sono per parenti e affini. Poi tra i comuni agrigentini il primo è Favara, dove i 104isti sono 40, poi a Licata 35, a Sciacca 33, a Ribera 29, a Portempedocle 26 e a Palma di Montechiaro 23. Poi all'ex provincia di Agrigento, ex provincia sempre perché ancora non si è capito che altro sia, sono 94 i dipendenti con la 104, di cui 86 con permessi per parenti o affini. Nel frattempo i docenti dell'Associazione Insegnanti in Movimento, che si ritengono danneggiati dall'uso distorto della legge 104, si sono rivolti al prefetto di Agrigento, Diomede, e al provveditore, Zarbo, e hanno chiesto un incontro che probabilmente si svolgerà a metà novembre. Gli stessi insegnanti affermano, a seguito di quanto emerso dalla magistrale inchiesta della polizia e della procura di Agrigento, la carica delle 104, con tante nefandezze che appestano la parte sana della scuola, desideriamo che il prefetto e il provveditore ascoltino le nostre argomentazioni e ricevano le firme raccolte dal comitato e le copie delle passate denunce consegnate da alcuni di noi alle procure. Ancora nel frattempo il procuratore Renato Di Natale, l'aggiunto Ignazio Fonso e il sostituto Andrea Maggioni non hanno concluso le indagini. Infatti i magistrati sono adesso impegnati a interrogare ancora una volta alcuni degli indagati tra i complessivi 101. In particolare si tratta degli indagati per i quali il Tribunale di Agrigento, tramite NGIP Ottavio Mosti, ha respinto la richiesta di applicazione di misure cautelari personali proposta dalla Procura. Da fondi confidenziali o da anonimi che sono stati accuratamente vagliati.